Benvenuti a tutti, siamo arrivati alla quarta puntata della serie Vivere senza gas, che parla del riscaldamento sostenibile al 100% per le case al 100% elettriche. Io sono Luigi De Luca, gestisco diversi installatori su tutto il territorio italiano e sono l'amministratore di un gruppo Facebook che si chiama Possessori Pompe di Calore per Riscaldamento in Italia, dove approfondiamo e condividiamo quelle che sono le informazioni che possono essere utili ad una famiglia per passare al riscaldamento 100% ecosostenibile. Insieme a me c'è il Tony Robbins delle pompe di calore, l'ingegner Samuele Trento, che lo potete seguire sul suo canale YouTube, Samuele Trento, appunto, e poi potete seguire tutti i podcast proprio sul sito Vivere Senza Gas e su tutti, i canali più importanti come Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Ciao Samuele! Sì, ciao Luigi! Sì, non sono proprio come Anthony Robbins, non sono sicuramente a quei livelli, però al momento non nascondo che riempio le aule di architetti, ingegneri o idraulici. Infatti ci sono tanti e sempre più professionisti che vogliono capire come dire addio al contatore del gas per trasformare una casa in 100% elettrica. Beh, infatti alla fine tu vieni un po' definito come il professore, no? Delle pompe di calore elettrico, non è così? Beh, diciamo che mi ci dedico da sempre e faccio in modo di avere anche tanti feedback dalle famiglie che hanno un impianto in pompa di calore. Per cui mi chiedono spesso di divulgare quello che so di questa tecnologia. Ecco, più che professore sui libri, poi mi dedico molto all'esperienza e alla pratica. Ma infatti di questa cosa qui ne parleremo abbastanza, soprattutto tra un pochino. Ascolta Sam, vuoi dire un pochino ai nostri ascoltatori come possono trovarti e come possono cercare i nostri podcast? Beh certo. Puoi seguire tutti gli episodi di questa serie nel mio canale YouTube, appunto cercando su YouTube Inge Samuele Trento e c'è la playlist Vivere senza gas. Ma metteremo anche il link sotto questo episodio. Inoltre ogni episodio della serie sarà disponibile in formato podcast e puoi ascoltare tranquillamente l'audio mentre ti sposti, mentre ti alleni, insomma quando vuoi. Il canale Vivere senza gas lo trovi sia su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e anche su Google Podcast. Benissimo, benissimo. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Oggi voglio farti una domanda abbastanza tecnica. Secondo te la pompa di calore e la ventilazione meccanica controllata possono coesistere? Beh sì, sono due impianti che spesso vengono richieste dalle famiglie. Premetto che non la tratto io personalmente, la VMC, cioè la ventilazione meccanica controllata, ma ho dei professionisti partner fidatissimi che ho selezionato nel corso degli anni e con i quali lavoro in perfetta sintonia. Facciamo due lavori diversi, però entrambi siamo professionisti nel proprio ruolo. Quindi con l'esperienza che abbiamo avuto nei vari cantieri e con le famiglie mi sono fatto un'idea piuttosto chiara di quella che è la VMC. Però ripeto, non sono un esperto di questo settore perché io mi dedico esclusivamente alle pompe di calore. Capisco, ma se tu volessi però, visto che tu solitamente riesci a semplificare abbastanza bene, no? Quelli che sono i concetti degli impianti, soprattutto per persone come noi che vengono un pochino dall'esterno e che non sono esperti, come definiresti la VMC? Cioè, secondo te cos'è la VMC? La ventilazione meccanica controllata è un impianto che serve a ricambiare l'aria all'interno dell'abitazione senza aprire le finestre e questo ti permette di vivere in un ambiente molto più sano e senza la muffa. Questo è il requisito fondamentale di un impianto in VMC. Sempre più importante lo è sulle abitazioni nuove, sulle nuove costruzioni che sono molto isolate e non lasciano passare aria al loro esterno attraverso gli spifferi delle finestre sotto le porte e questo comporta ad avere un ambiente stagno dove la muffa in poco tempo inizia a proliferare. Però la VMC è molto importante anche nelle abitazioni esistenti sempre per il tema legato alla muffa ma anche per la qualità dell'aria all'interno dell'abitazione. Cioè quando entri in un'abitazione con un impianto in VMC ti sembra di respirare
in un parco verde, cioè ti dà una sensazione di benessere veramente sensazionale. E questo è molto importante al giorno d'oggi, al di là di quello che stiamo vivendo in questi giorni, perché stiamo registrando il podcast in pieno in piena emergenza Covid-19, dove abbiamo capito e stiamo capendo l'importanza di vivere bene in casa, perché siamo chiusi da giorni e giorni in casa con la nostra famiglia. Quindi investire su un ambiente più confortevole e sano diventa fondamentale. Però, a prescindere da questo, un impianto di ricambio d'aria è molto importante per i nostri figli, i nostri bambini. Sempre più spesso si ammalano di patologie legate all'aspetto respiratorio, allergie e quant'altro. E un impianto che va a ricambiare continuamente l'aria con l'esterno, ovviamente trattandola attraverso dei filtri, è molto importante per la salute dei nostri bambini. E quindi ho riscontrato, ma questo me lo confermano soprattutto chi lavora nel settore e si è specializzato negli impianti WMC, che in quelle case dove sono stati installati questo tipo di impianti, i bambini hanno iniziato a respirare meglio e ad avere meno problemi dal punto di vista patologico. E un impianto di WMC quindi può essere abbinato tranquillamente anche in case esistenti. Perché? Perché aiuta a ridurre l'umidità all'interno dell'abitazione, quindi a sentire meno quella sensazione di muro bagnato, una pessima sensazione che poi porta anche ovviamente alla muffa. Permette anche di ridurre le dispersioni di calore. Siamo tutti abituati ad aprire la finestra la mattina, e però aprendo le finestre tutto il calore dell'abitazione va fuori, mentre con un impianto di WMC questo si limita di molto. Però nella testa delle famiglie magari c'è un po' di confusione. Infatti se cerchi su internet trovi un po' di tutto su questa WMC, su questa ventilazione meccanica controllata. E allora dividerei già da subito due famiglie di WMC, quella puntuale e quella centralizzata. Quella puntuale è un impianto che prevede dei fori sui muri e vengono inseriti degli inserti in questo foro, fori da 120, 150, 160 mm, dove all'interno c'è un piccolo scambiatore ceramico. Per alcuni secondi cosa succede? Il ventilatore aspira l'aria dall'esterno e la porta verso l'interno, e per il ciclo successivo invece prende l'aria all'interno della stanza e la butta all'esterno. In questa maniera si fa un ricambio dell'aria e questo blocco di ceramica si riscalda. Infatti buttando l'aria verso l'esterno si riscalda, perché dentro abbiamo 20 gradi, no? Cosa permette di fare questo blocco di ceramica? Nel momento in cui vado a prelevare l'aria dall'esterno, l'aria si preriscalda e butto aria dentro casa non a 0 gradi, ma la butto a 16, 17, 18 gradi, 19, a seconda dell'efficienza di questo sistema. Quindi più efficiente questo sistema, più immetto aria calda dentro casa e non vado a raffreddare la casa. Questo è possibile applicarlo in qualsiasi abitazione, perché non comporta un grosso lavoro. Vado a lavorare soprattutto negli ambienti più umidi e poi in cucina e in bagno, dove l'umidità è molto molto alta. Lo svantaggio di questo sistema è che devo portare energia elettrica per ogni foro che vado a fare, e non è un sistema molto efficiente come quello centralizzato. D'altra parte poi abbiamo i sistemi centralizzati, che invece prevedono un'unica macchina al centro della casa, oppure in un posto studiato ad hoc, oppure possono essere anche due macchine a seconda dei volumi che andiamo a trattare. In questa macchina si fa esattamente la stessa cosa della soluzione puntuale, cioè abbiamo un blocco di ceramica, tipicamente ci sono i blocchi di ceramica, poi ci sono anche altre tecnologie, che viene riscaldato con l'aria calda che viene espulsa verso l'esterno. Quindi quando vado a prelevare l'aria dall'esterno, questo scambiatore preriscalda l'aria. Il vantaggio di una WMC centralizzata è che poi da questa macchina porto l'aria in tutti gli ambienti, quindi non devo fare un sacco di fori in giro per casa, ma questa macchina va a trattare tutta l'aria della casa. Ovvio che a livello economico è più dispendiosa, ma soprattutto anche a livello di lavorazione, perché devo pensare di portare le tubazioni in giro per la casa. Di solito si fanno dei cartongessi o si trovano degli spazi tipo il sottotetto per portare questi tubi.
Questa soluzione ha un'efficienza maggiore rispetto a quella puntuale e il benessere in casa è decisamente notevole. Una cosa importante e fondamentale sulla ventilazione, che magari viene detto poco da alcuni professionisti, è che deve essere manutentata, cioè bisogna pulire i filtri. E ogni quanto? Beh, dipende dal produttore della ventilazione meccanica e dipende anche dal tipo di impianto. È importante pulire i filtri perché è molto peggio avere un impianto di VMC con i filtri sporchi che non avercelo proprio, perché vai e poi a respirare aria sporca. Poi dipende anche dalla località dell'abitazione. Se è un ambiente e un posto dove c'è molto inquinamento, no? Allora lì troverai i filtri molto più sporchi ed è bene pulirli molto più di frequente. Veniamo invece a un argomento che più ci tocca da vicino, cioè l'abbinamento tra ventilazione meccanica e pompa di calore. Su un impianto puntuale non c'è nessun abbinamento, perché stiamo parlando di due impianti completamente separati e distaccati uno dall'altro. Invece ci può essere un'integrazione tra la pompa di calore e la VMC se l'impianto è centralizzato. Infatti si può pensare di utilizzare l'acqua calda o l'acqua fredda, tecnica prodotta dalla pompa di calore, per preriscaldare l'aria prima di metterla nelle varie stanze, oppure pre-raffrescare l'aria prima di metterla nelle varie stanze. Un impianto simile può essere anche utilizzato per fare il raffrescamento d'estate, ma attenzione, con la ventilazione meccanica il ricambio d'aria è molto lento, si parla mediamente di 0,5 volumi ora, cioè mezzo volume ora. Cosa significa? Significa che se ho una casa da 300 metri cubi di aria, devo ricambiare l'aria per 150 metri cubi in un'ora. Se invece voglio raffrescare la casa, non mi basta questo ricambio d'aria, devo passare a 2, 3, 4 volumi ora. Vuol dire che devo passare a 600, 900, 1200 metri cubi ora per raffrescare la casa. Quindi attenzione, quando si parla di VMC e raffrescamento, o VMC e riscaldamento, bisogna ben tenere in considerazione la portata d'aria, quindi quanta aria ricambio in un'ora. Però l'abbinamento tra le due assolutamente è un'ottima soluzione. Bene, quindi dopo aver fatto questa panoramica generale sulla VMC, ti anticipo quello che sarà l'argomento del prossimo episodio, cioè il riscaldamento con la pompa di calore e il fotovoltaico. Un grande amore tra queste due tecnologie che andremo a sviscerare poi nel prossimo episodio. Bene Samuele, io direi che anche oggi abbiamo dato molte informazioni per avere una casa al 100% elettrica e intanto voglio ricordare come segue i prossimi episodi. Inoltre vorrei ricordare che potete seguire tutti gli episodi di questa serie su YouTube, proprio all'interno del canale e della playlist Vivere Senza Gas, che troverete sotto il canale di Samuele Trento, che vi invito di cercare Samuele Trento e di iscrivervi al suo canale in modo da rimanere sempre aggiornati sull'argomento. Inoltre, ogni episodio della serie verrà comunque registrato e caricato su tutti i canali più importanti come Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima serie. Ciao Samuele! Sì, ciao!